Bentornato a Vagaboarder, spesso mi chiedete consigli su skateboard al prezzo molto accessibile e allora oggi ti mostro un prodotto che consiglio di solito proprio a chi mi fa questa domanda, gli skateboard Rocket. Ormai abbiamo parlato molte volte di qual è il miglior skateboard per iniziare, il mio consiglio rimane sempre lo stesso. Il budget ideale per comprare un primo skate sarebbe intorno alle 100 euro. In quella fascia di prezzo troviamo prodotti come questi Powell, i completi Ghetto Blaster o tanti altri marchi. Insomma, è una fascia di prezzo nella quale troviamo molti prodotti validi. Per fortuna però ci sono anche skateboard sotto le 100 euro che vanno bene per iniziare, come gli skateboard Rocket di cui parliamo oggi. Prima di iniziare come al solito però ricordati, se ti piacciono questi contenuti, se li trovi utili, il miglior modo di supportare Vagaboarder e fare i tuoi acquisti semplicemente sul nostro shop online. Gli skateboard Rocket sono uno dei miei prodotti preferiti quando parliamo di tavole economiche. Gli skateboard economici ne ho visti tanti negli anni, ne ho provati praticamente di tutti i colori, ma questi sono decisamente uno dei pochi prodotti che vale la pena comprare in questa fascia di prezzo. Gli skateboard Rocket sono prodotti commercializzati da un noto distributore inglese. Abbiamo uno skateboard fatto nel materiale giusto, con delle ruote fatte come si deve, i cuscinetti non sono velocissimi ma funzionano e sono fatti finalmente come devono essere fatti dei cuscinetti, e cosa più importante, i track funzionano bene, non sono dei track di alto livello ma sono dei track che vanno più che bene per iniziare. Anche il grip, al contrario di quello che vediamo sugli skateboard di fascia economica, finalmente è fatto come si deve. Una cosa che ho apprezzato molto di questi skate sono i gommini, un piccolo dettaglio, ma montano dei bushing, questa parte qua, molto morbidi, e questo è fondamentale perché permette anche ai bambini che pesano poco di riuscire a curvare. Un errore che vediamo molto spesso negli skateboard economici, che hanno dei gommini troppo duri e poi i bambini finisce che non riescono a fare le curve sugli esercizi base. Ultima cosa ma non meno importante, troviamo anche le misure da bambino, quelle che io chiamo le mini, più corte delle misure standard, una misura che di solito consiglio ai più piccoli, quei bambini fino più o meno ai 7 anni. Al di sopra di quell'età meglio andare su una misura classica, cioè su una delle lunghezze tradizionali, dove poi troviamo anche qua diverse larghezze a seconda dell'età, dalla 7,5 fino alla 8. Su Rocket troviamo due collezioni diverse, una parte con tutte le grafiche, queste che piacciono tantissimo ai piccolissimi, e poi una fascia leggermente più alta con le faded, che sono queste tavole qua. E così abbiamo visto un bel prodotto per iniziare a skateare spendendo veramente poco. Io come sempre ti saluto e al prossimo video, sempre con qualcosa sullo skate, sul mondo degli sport di tavolo e sta roba qua. Distributori. Aspetta, cancello sta roba. No! Che palle con sta cosa! Lo sai? Questa è la cosa più famosa, insignificante e inutile nel mondo dello skate. È la gomma per pulire il grip. Non so neanche l'esistenza.